www.canale58.com, la TV sul web. Notizie, video, rubriche, diretta streaming. Scarica l'app di Canale 58 per tablet, smartphone, iPhone. Numerosi gli edifici religiosi nel centro storico di Frigento. La chiesa di San Marciano, santo patrono della città e primo vescovo di Frigento, insignito a tale carica dal Papa Leone I Magno. La chiesa di Santa Maria Assunta, che sorge al limite settentrionale del centro storico del comune di Frigento, a poca distanza appunto dalla chiesa di San Marciano e dalle cisterne romane. Le indagini archeologiche svolte nei decenni scorsi hanno portato alla luce alcune iscrizioni funerarie databili tra il I e il III secolo, due cippi sepolcrali, alcuni elementi architettonici, un capitello monumentale ed una base di colonna. Cari telespettatori, benvenuti alla rubrica Com'era, com'è, come sarà accanto a me l'architetto Nappa che ci accompagna in questa bellissima esperienza. Buongiorno a tutti da Frigento. Ecco, è sempre da Frigento, accanto a me nella bellissima chiesa di Santa Maria Assunta, il parroco Don Pietro. Buongiorno a tutti voi. Allora, Don Pietro è un siciliano doc, ma ormai da 13 anni vive a Frigento e si è integrato benissimo, al punto tale che i suoi parrocchiani lo definiscono uno dei migliori parroci del circondario. Beh, non esageriamo però, No, faccio bene il mio dovere, penso di far bene il mio dovere, quindi sono bravo in questo senso, poi lo devono dire gli altri, insomma, cerco di fare bene il mio dovere. Sì, è anche molto simpatico, dobbiamo dire. Noi lo ringraziamo per averci ricevuto in questa bellissima chiesa che si sta preparando già alla Pasqua, una chiesa che un tempo era però una cattedrale. Sì, è vero. Frigento è stata una delle antiche diocesi dell'Alta Irpinia, insieme a Montemarano e a Monteverde. Queste diocesi antiche, di cui le origini si perdono nel tempo, dice una tradizione che il primo vescovo di Frigento sia stato San Marciano, e stiamo parlando del IV-V secolo d.C. Quindi una comunità legata ad una storia antichissima, legata a questo santo vescovo, che dice la tradizione era un eremita che veniva dalla Grecia e che, dirigendosi verso Roma, si sia fermato in queste zone per vivere un po' in solitudine e per controbattere l'antica eresia di Giuliano de Clano. E quindi è legata a questo personaggio la nascita della diocesi, anche se le origini, come vi dicevo, si perdono un po' nel tempo perché mancano documenti cartacei che confermano questa realtà. Un tempo era davvero una cattedrale. Cattedrale perché era sede vescovile, c'era appunto il vescovo. Poi nel 1500 venne unita ad Avellino ed erano, in termine tecnico dice, equi principali, cioè avendo la stessa dignità, e poi venne soppressa con le leggi napoleoniche del 1818 da Gioacchino Murat. Quindi siamo in un periodo abbastanza più recente. Però per 18 secoli, diciamo, è stata sede vescovile. Allora, tu Gerardo vorresti aggiungere qualcosa, perché effettivamente c'è tanto da dire su questa chiesa. C'è veramente molto. Allora, qui ci troviamo nella parte superiore
di fronte a un edificio realizzato dopo il terremoto del 1732, così come tantissimi palazzi importanti del comune di Frigento, perché appunto dopo questo periodo questa comunità ebbe veramente una gloria immensa, ci fu una grande espansione e furono fatti, a mio giudizio, dei palazzi da un punto di vista storico e architettonico molto interessanti. Però le fondazioni e la cripta di questo edificio della cattedrale sono di epoca paleocristiana, che testimoniano proprio l'antica storia di questo complesso monumentale importante per la nostra Irpinia. E come dicevo all'inizio, questo è un paese che ha una storia antichissima, ci sono delle opere che testimoniano la presenza anche preromana, ci sono delle cisterne anche romane, delle dimore, delle antiche domus nella zona di Pila ai Piani, che testimoniano appunto la presenza di questa comunità nella storia. Quindi è una realtà che da un punto di vista storico-artistico ha sempre avuto una grande importanza. Abbiamo detto che questa chiesa si sta già preparando alla Pasqua e in effetti noi ci troviamo in un posto bellissimo, veramente tanto affascinante. Sì, è particolare in questo periodo la cattedrale a Frigento per un semplice motivo, che durante la Quaresima vengono esposti i misteri. Cosa sono i misteri? I misteri sono delle raffigurazioni ad altezza umana di cartapesta, allora era la tecnica più povera, che raffigurano gli ultimi momenti della passione del Signore, a cominciare dall'ultima cena che vedete adesso alle mie spalle, a finire poi alla deposizione dalla croce. Era un modo nel passato per raccontare visibilmente, visivamente, figurativamente gli ultimi momenti della passione di Gesù, e diventavano anche un modo di catechesi, di evangelizzazione per le persone che allora magari non avevano la possibilità di leggere il Vangelo, di andare a scuola o di frequentare magari in maniera molto assidua la Chiesa. E non solo, questa forma di espressione portava anche dei sentimenti interiori, perché immedesimava le persone a vivere bene il mistero che si celebrava, in questo caso la passione e la morte di Gesù, in preparazione quindi alla Pasqua. Molto caratteristico, Don Pietro. Io è la prima volta che vedo una rappresentazione con tale attenzione, con tale sensibilità. Da quanti secoli va avanti questa rappresentazione? Allora, con molta probabilità queste figure furono realizzate agli inizi dell'Ottocento da un cartapestaio originario di Mirabelle Clan, Antonio Russo, il quale li fece su commissione dell'allora capitolo cattedrale di Frigento. Anche se alcuni, la maggior parte, sono andati distrutti dopo il terremoto dell'80, perché crollò la stanza dove il deposito dove si trovava. Però ci sono ancora alcune statue che sono sue, che fanno parte degli antichi misteri. Poi dopo il terremoto dell'80, grazie anche alla volontà di alcuni devoti, sono stati ripresi e sono stati rivalorizzati. C'è da dire che fino agli anni 50, fino a subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, il venerdì santo mattina c'era la cosiddetta processione dei misteri, cioè venivano portati in processione per il paese ed era anche un momento di festa per la comunità. Poi nel tempo si è persa un po' questa consuetudine, allora rimangono esposti in chiesa per farli vedere.
fino a quando sarà possibile venire a fare una visita per poter ammirare queste bellezze? Fino al Venerdì Santo. Generalmente già subito dopo il mercoledì delle ceneri, giovedì, venerdì dopo il mercoledì delle ceneri mettiamo esposto, perché ogni anno vengono smontati e poi rimontati con molta attenzione e diligenza, perché sono cose fragili, sono statue fragili fatte di cartapesta e stoffa. Questo Antonio Russo, che era uno scultore, un appassionato di questa arte, la fece anche per Mirabella e con molta probabilità si trovano anche alla Pio, ma sono in dimensioni molto più ridotte, anche da un punto di vista di dimensioni più ridotte anche. Non sono diciamo in scala reale. In scala reale, esattamente, ecco. Il termine è interessante anche voglio dire la scelta dei costumi, che evidentemente è stato ritratto da qualche pittura del secolo, insomma. È stata studiata bene. Complimenti. Per essere molto più simile e verosimile a quello che era il tempo di Gesù, quindi questi misteri sono stati curati nei particolari, questo purtroppo è la verità, bisogna dirlo, perché altrimenti diventava solo una raffigurazione superficiale. E questo è l'elemento che la impreziosisce in maniera particolare. E alcuni panni vengono addirittura da Gerusalemme, quindi... Ah, questo è veramente, veramente una chicca. Sì, sono stati comprati da noi in uno dei pellegrinaggi che abbiamo fatto in Terra Santa, quindi per essere molto più reali. Vi ringrazio, intanto voglio ringraziare Don Pietro che ci ha ricevuto. Prego, grazie a voi sempre per la vostra presenza nel circondario, per far valorizzare quelle che sono le risorse e anche la storia e il passato, perché una cosa che purtroppo ci dimentichiamo sono le origini del nostro passato. Bene, allora a voi tutti cari telespettatori, grazie che come sempre siete in tantissimi che ci seguite, vi diamo appuntamento da non sappiamo dove, vero Gerardo? Da un altro comune, da un altro borgo della nostra bellissima Verdi Irpinia. Grazie a voi tutti, arrivederci. www.canale58.com, la TV sul web, notizie, video, rubriche, diretta streaming. Scarica l'app di Canale 58 per tablet, smartphone, iPhone.